La vellutata rustica di funghi porcini, grazie Fabio, ma sei veramente un grande. Adesso vediamo che cosa hai fatto te, no? Poi, perché c'ho sta curiositaggine. E intanto andiamo a fare di qua la prova dell'assaggio, poi dopo andiamo di là, poi dopo veniamo di qua. Vieni qua, guarda che roba, guarda che bello, guarda che meraviglia. Fabio, che cosa hai fatto tu? Vediamo! Grande Ste, sei davvero un mito, ha creato anche oggi una video ricettuzza buonissima. Io ti devo ringraziare oggi perché mi ospiti e per fare pubblicità a questa mia creazione, cioè una piccola bruschetta salvacena gourmet di stagione con la zucca, che è di stagione autunnale, ma soprattutto con i nostri protagonisti, i funghi porcini, che ho spedito a te, raccolti qui in Toscana, ma che ho tenuto da parte per creare proprio questa bella bruschetta. Quindi venite a trovarmi, il mio canale si chiama La Cucina per Tutti, vi aspetto perché il link è in descrizione. Ciao ragazzi! Ed eccoci qua, grazie Stefano, anzi grazie Chef Barbato. Mi raccomando, cari iscritti, cari amici che mi seguite sempre, seguite anche il suo canale YouTube e la sua pagina Instagram. Chef Barbato, un grandissimo. Ed è proprio quindi con questi funghi, visto che la presentazione già l'ho fatta prima, che andiamo a realizzare questa bella bruschetta. Ecco cosa ci occorrerà per la preparazione. I nostri bei funghi porcini, 40 g di nocciole già tostate, della cipolla in fiocchi secca, la trovate nei supermercati, sale, qualche grammo di maggiorana, alcune fettine, io in questo caso ne ho 10 di speck, due fette tagliate fini di zucca, un bel pezzo di pane da bruschetta, un po' di pane raffermo, ne abbiamo 40 grammi, e 70 grammi di latte. Mettiamoci al lavoro. Iniziamo dal procedimento, diciamo, più lungo. Quindi prendo il pezzo di pane, lo vado a riporre in una piccola scodellina, in una mini bowl, e ci vado ad aggiungere il latte. Questo servirà ad ammorbidire il pane perché andremo a creare una bella salsa di nocciole. La zucca andremo a cuocere in forno, quindi lo accendiamo a 200 gradi. Avendola già tagliata, la zucca non occorre fare particolari preparazioni. Andremo semplicemente a togliere la buccia in questo modo. Fatto ciò, la andiamo a tagliare a listarelle. Ci prepariamo una placca, la foderiamo con della carta da forno e la nostra zucca la andiamo ad adagiare sopra. Dopodiché andiamo ad aggiungere un goccino di olio e del sale. Ora dovremo solo attendere che il forno raggiunga temperatura, ma andiamo avanti con le altre preparazioni. È arrivato il momento dei porcini. Allora, io come vedete ho già pulito parzialmente il fungo, sia questo che quest'altro, dalla parte dove erano sottoterra, però qualche residuo di terra rimane. Con un coltello lo andremo a grattare per bene nuovamente, in questo modo, vedete? Se ci sono residui più grossi come questo, lo andiamo proprio a togliere, lo andiamo proprio a tagliare. E ci sono più scuole di pensiero, c'è chi il fungo non lo lava, c'è chi lo lava, c'è chi dice meglio non lavarlo se lo congeliamo, meglio lavarlo se non lo congeliamo, dipende. Allora, io in genere gli passo una sciacquata d'acqua, lo passo velocemente sotto il rubinetto, ma vi faccio vedere com'è il metodo un pochino acclamato da tutti, per così dire. Panno umido, dovremo andare a togliere via tutti i residui di terra ed eventuali foglie, in questo modo, vedete? Ecco fatto, il fungo è pulito ma non si è troppo bagnato. Possiamo decidere di fare in due modi, io vi faccio vedere. O togliamo la testa dal gambo e andiamo a ridurlo in questo modo a fettine, guardate, piccolini, non troppo spessi, vedete? Così almeno non si andranno a bruciare. Ed anche con quest'altro lavoro abbiamo terminato. Nel frattempo il forno ha raggiunto temperatura ed è quindi arrivato il momento di mettere a cuocere la zucca. 10-15 minuti. Ci prepariamo una bella padella antiaderente, accendiamo il fuoco e aggiungiamo un goccino d'olio. Qui andremo a scottare i nostri funghi porcini. Passiamo la carta, così non c'è troppo eccesso d'olio, ed aggiungiamo anche un po' di sale. Ed ora che la padella è calda, mettiamo i funghi.
Basteranno solo 5 minuti per lato. Possiamo ora girare. Guardate, non sono bruciati ma sono cotti benissimo. Nel frattempo la zucca è pronta. Guardate ragazzi, questa è esattamente la cottura che dobbiamo fare. Tiriamo ora fuori la zucca, vediamo anche a che punto sono i funghi, ma il forno non lo spegniamo perché l'ultima cosa che faremo sarà andare a crostigliare il pane per bruschetta. Ci prepariamo ora per l'ultimo lavoro. Ricordate che avevamo messo il pane ad ammollare? Bene, con l'aiuto di un frullatore andiamo a creare la crema. Quindi mettiamo il pane ammorbidito al suo interno e anche se rimane un pochino di latte in questo modo andiamo ad inserire tutto, non vi preoccupate. Mettiamo le nocciole, la cipolla in fiocchi, la maggiorana, un po' di sale, come ultima cosa un po' d'olio. E ora possiamo frullare il tutto. Bene ragazzi, guardate che bella, sarà la nostra base per la bruschetta. Possiamo mettere il pane a scaldare. Eccolo pronto, mi sono preparato tutti quanti gli ingredienti, andiamo a mettere quindi la base, cioè questa bella crema di nocciole, ma guardate come ferma, bellissima. La spalmiamo. Mettiamo un po' di zucca sul fondo, ma non tutta, perché voglio che tutta quanta la bruschetta abbia visibili tutti gli ingredienti. Andiamo a fare una piccola base anche con qualche funghetto, con qualche porcino e andiamo a mettere anche lo speck. Guardate cosa faccio, metto anche un po' di crema sopra. Giusto un goccino d'olio, poco, mi raccomando, e poi un pochino di pepe. E gli facciamo fare l'ultimo minuto in forno, ragazzi. Un minuto solo. Ricettuzza facile, che dite, ragazzi? Avete visto, il risultato però è garantito. Abbiamo fatto anche una cosa autunnale con tutti gli ingredienti di stagione. Poi, tra l'altro, io vi devo dire una cosa. Quando compro i funghi, in genere non li compro mai, ma non hanno il sapore di quelli che raccolgo io, quindi chi di voi è fortunato ad avere un bosco vicino casa o comunque che sa raccogliere i funghi, insomma, fa anche solo una bruschettina come questa e il risultato è garantito. Io non l'assaggio, voglio che siate voi a vedere il risultato finale, quindi ad assaggiarla, e voglio che mi fate sapere qui sotto nei commenti. In descrizione vi lascio anche il link del video del nostro amico, del mio amico Chef Barbato, quindi chi mi sta seguendo, chi mi sta guardando, vada a seguire e a guardare tutti quanti i suoi video. È uno chef sorprendente. Ciao ragazzi!